Adesso presenteremo il dubbio e il cogito di Cartesio. Come ha già detto il nostro compagno Riccardo, Cartesio era un filosofo matematico francese che è ritenuto il fondatore della matematica e della filosofia moderna. Allora, al termine degli studi, egli si sentì disorientato. Poiché riteneva di non possedere nessun criterio per distinguere il vero dal falso. E siccome lui pensa che tutte le conoscenze assimilate sono inutili in assenza di un criterio che permette appunto di distinguere il vero dal falso. Allora, egli costruì un metodo basato su quattro regole: l'evidenza, l'analisi, la sintesi e l'enumerazione. Allora, le regole del metodo individuate da Cartesio non hanno in sé la propria giustificazione, ma esigono di essere filosoficamente legittimate. Allora, ad esempio, neppure la matematica consentiva al metodo di essere giustificata, poiché anche se essa se ne serviva con successo, poteva avere solo utilità pratiche o solo ai fini delle discipline matematiche. Cartesio perciò tenta di giustificare le regole del metodo risalendo alla loro radice, ossia ponendo l'uomo al centro come ragione, quindi uomo come soggettività, appunto come ragione, in cui Cartesio differenziava l'uomo in due parti, nella parte materiale e nella parte dello spirito e del pensiero. Allora, la prima diciamo che Cartesio appunto considerava la seconda principale e considerava l'uomo appunto come ragione e come pensiero. Cartesio credeva che il motivo per cui i filosofi antichi e anche i suoi contemporanei continuavano ad arrovellarsi e si arrovellavano sempre sulle stesse questioni senza mai arrivare a una soluzione certa fosse perché il loro errore stava nel metodo. Quindi, mentre l'obiettivo, ad esempio, di Galileo era quello di dimostrare l'eliocentrismo del cosmo, l'obiettivo che Cartesio si pone è quello di trovare un metodo che faccia da guida sicura in tutte le scienze e le discipline. Tuttavia questo metodo doveva trovare un principio assoluto che lo giustificasse, quindi di conseguenza l'obiettivo di Cartesio diventa anche quello di trovare questo principio cardine che giustifichi il suo metodo. Come si può trovare il fondamento di questo metodo? Secondo Cartesio, operando una critica radicale di tutto il sapere comunemente accettato, ossia dubitando di tutto il dubitabile, di tutte le conoscenze che io ho accumulato. Tale dubbio, che ha come scopo quello di giungere al principio che giustifichi il metodo che Cartesio vuole trovare, prende il nome di dubbio metodico, perché appunto trovare la giustificazione del metodo è il suo scopo. Le conoscenze che vanno messe in discussione, le conoscenze che vanno messe in discussione sono sia quelle sensibili che quelle matematiche. Quelle sensibili, poiché, come già diceva Platone, la conoscenza che si assimila attraverso i sensi è una conoscenza imperfetta, poiché i sensi ci possono ingannare. Infatti, ad esempio, io potrei sognare di essere a una festa e credere nel momento in cui sogno di ballare, mi sembrerebbe davvero di sentire la musica, potrei prendermi un Long Island e sentire il sapore del rum, ma in realtà non sta venendo niente di tutto questo, perché io sarei nel mio letto, sarei dormendo, tuttavia nel momento non riesco a capire la differenza che c'è tra il frutto della mia immaginazione e la realtà, perché i miei sensi mi stanno ingannando. Poi Cartesio dice qualcosa che è davvero
quando gli scienziati avevano fatto delle discipline matematiche il loro punto di forza per confutare le tesi degli aristotelici e della Chiesa, perché mentre due interpretazioni diverse della Bibbia sono discutibili, ciò che è misurabile e quantificabile, come diceva anche Galileo, non è discutibile. E invece Cartesio dice che anche il principio matematico può essere discutibile, le ipotesi che siamo stati creati da un genio maligno che ci fa apparire vero ciò che è falso. Galileo infatti diceva che la matematica è il linguaggio in cui la natura è scritta, la natura è un'emanazione di Dio, quindi conseguentemente se il Dio che ci ha creato il genio maligno, sia la matematica che la natura, che sono le sue emanazioni, sono qualcosa di illusorio e ingannevole, che a noi le cose della natura a noi potrebbero sembrare vere, sono cose che ci potrebbero sembrare vere ed evidenti, che in realtà sono false e illusorie. Così si giunge al dubbio iperbolico, perché se sono mettibili in dubbio anche le conoscenze matematiche, che sono le verità eterne, le verità logico-matematiche, il dubbio si estende a tutto. E questo è appunto il dubbio iperbolico. Tuttavia, c'è, dopo aver operato questa critica radicale, un principio che non solo resiste al dubbio, ma dal dubbio confermato. Che questo principio è io esisto, poiché se io posso dubitare, ingannare, e questo dubitare posso essere ingannato, devo essere qualcosa e non il nulla, infatti solo chi dubita può esistere. E da qui la famosa affermazione, la parte finale, che cogito ergo sum, che significa penso e dunque sono. Allora, l'affermazione di Cartesio, io esisto, ci può dare una prima indicazione su ciò che siamo noi, ovvero su ciò che è il nostro corpo. Innanzitutto per Cartesio possiamo mettere in discussione anche il nostro corpo, perché anche noi stessi, come esistenza come corpo, possiamo essere messi in discussione e dubitare. Ma l'unica cosa di cui siamo certi è che io esisto, quindi esisto come cosa che pensa e che dubita. Le cose che noi pensiamo, che immaginiamo o che sentiamo, per Cartesio possono non esistere, non essere reali, mentre è assolutamente reale il fatto che io stia pensando, che io stia immaginando e che io stia sentendo. Quindi la proposizione io esisto equivale alla proposizione che io esisto come soggetto che pensa e che dubita. Allora, la mia esistenza di soggetto pensante, quindi, è certa come non lo è l'esistenza di nessuna delle cose che penso. Quindi l'esistenza che io esisto è la certezza da cui dobbiamo partire per fondare ogni altra conoscenza umana. E il principio di Cartesio ripete il movimento di pensiero che già era stato, diciamo, sviluppato da Agostino, ma a differenza di Agostino, Cartesio cerca di trovare nell'esistenza del soggetto pensante il principio che garantisce la validità della conoscenza umana. Allora, i contemporanei di Cartesio discutono ovviamente sul principio del cogito. Uno tra i tre famosi filosofi che criticano appunto il concetto del cogito, abbiamo Agamennone, che paragona, o meglio, paragona il concetto del cogito come un circolo vizioso, in quanto se noi accettiamo il cogito poiché è evidente, allora stiamo dicendo che la regola dell'evidenza viene anteposta allo stesso cogito del quale appunto fonda l'evidenza. Quindi in questo caso si arriva a un circolo vizioso senza arrivare a nessuna conclusione concreta. Cartesio risponde a questa affermazione dicendo che il cogito è evidente, il cogito non è evidente poiché segue la regola dell'evidenza, ma perché è l'autoevidenza che il soggetto ha di se stesso. Infatti l'io, soggetto, è certo di essere una cosa che pensa, perché sarebbe contraddittorio pensare di non essere una cosa che pensa, e quindi qualsiasi proposizione che riproduca la necessità di questa condizione risulta vera. Azione, vai!
Altri due critici che discussero il cogito di Cartesio furono Pierre Gassendi, sosteneva appunto che, cioè, secondo cui io esisto, cioè Cartesio, dicevo di Cartesio, secondo cui esisto come pensiero non era altro che un sillogismo abbreviato, secondo il quale se tu pensi, esisti. E tutto questo non poteva essere considerato un principio assoluto. Anche secondo l'ipotesi del genio maligno, ossia tutto ciò che pensa esiste, come ogni verità viene a dimostrarsi falsa o viene a cadere. E siccome poiché da qualcosa che non è certo, non sia una certezza, non si possono avere delle motivazioni giuste, l'affermazione di Cartesio rimane infondata. Cartesio a questo critico rispose che il cogito non era un ragionamento, ma era un'intuizione immediata della nostra mente. Come ultimo critico abbiamo Thomas Hobbes. Questo critico era un materialista, potrebbe essere definito come materialista. Afferma che Cartesio aveva ragione sul fatto che io, in quanto penso, esiste, ma sbagliava nel pronunciarsi su come Dio esiste, ovvero lo definiva come uno spirito o come un'anima. Infatti, sostanzialmente il pensiero, secondo Hobbes, il pensiero derivava da una determinata persona, e questo pensiero può derivare da un elemento materiale, come può essere il corpo o il cervello. Quindi da tutto questo ritorniamo al principio secondo cui Hobbes era un materialista. Cartesio infine rispose a queste critiche dividendo la risposta in due punti. La prima sosteneva che quando un uomo compie un'azione pensa sempre. Quindi il pensiero è essenziale secondo Cartesio. Mentre come seconda risposta abbiamo il pensiero in una sua forma esige di un subunietum, che può essere definito come un sostegno. Ossia, se c'è il pensiero, deve esistere per forza una cosa o una sostanza che sta sotto, che la sorregge. E tutto questo reciprocità è definito come in modo molto essenziale. E appunto, come appena detto, reciprocità è una sostanza o anima pensante, è immateriale, ed è immateriale come il pensiero di cui è soggetto e di cui costituisce l'essenza. Finita. Finita, bravi, applausi.